Rosanna Laura, la giocatrice delle Desperados, nonché una delle veramente capocannonieri, perché hai anche questa sera hai fatto tripletta. Com'è stata questa partita? 9-1? Diciamo che speravamo magari in una partita un pochino più vincente. Esatto, però va bene così, sono contenta di quello che è stato, siamo partite così proprio alla Desperados e siamo arrivati fino qua, ce la siamo giocata fino alla fine, è andata bene, siamo contenti. Per quanto riguarda te personalmente, abbiamo visto 3 gran gol ma anche tanti assist, molto spesso eri sempre comunque manovratrice delle manovre offensive. Ma veramente io nasco come un libero, un difensore, quindi però in questo torneo mi sono divertita a giocare davanti e a servire i miei compagni, sono contenta. Quindi tu normalmente a 11 giochi dietro? Sì, esatto. È una peculiarità di molte giocatrici che a 11 giocano dietro e poi davanti si dilettano comunque a farsi, ad inventarsi come punti. Sì, ma proprio così, per divertirmi, l'ho presa per divertirmi, ho giocato tanti anni a 11 con sacrifici e tutto quanto, e questo proprio per divertirmi e mi sono divertita. L'avete presa come divertimento, alla fine siete arrivati in finale, non solo, avete vinto questo campionato che è anche difficile a livello tecnico e tattico. Ah, forse l'abbiamo vinto perché ci siamo divertite, l'abbiamo preso per quello. Però noi ti facciamo tanti complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Vi aspettiamo per ritirarvi il premio. Grazie.